Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Buon sabato pomeriggio, come state? Spero tutto bene. Oggi video di slime. Avete visto il video di prima dove abbiamo provato il libro dei miei controtti delle challenge con Daniele? Andatelo a vedere. Oggi video di slime perché ho fatto nuovi slime per il mio shop www.yolandasweets.it. Allora ragazzi, vi volevo dire che oggi stesso sono uscite, escono alle ore 18 gli slime, di nuovo le uova di Pasqua, pasqualini e pasqualoni. Ne sono tantissimi perché in tanti mi avete fatto le richieste, mi avete mandato le mail private. Ragazzi, allora, oggi alle ore 18, rifornimento del mio negozio online, ok? Quindi, se volete, se siete interessati, alle ore 18 trovate tutte queste cose sul mio sito. Adesso vi mostro gli slime che potete trovare disponibili sempre sul sito. Allora, ho voluto fare un po' di slime inerenti, ovviamente, alla Pasqua e non solo. Non solo, diciamo, più unicornosi. Allora, il primo slime, ovviamente, immancabile. Birthday cake, ma che ve lo dico a fare? Ve lo faccio vedere perché è consuetudine oramai farvi vedere il mio slime, che è il mio cavallo di battaglia. Tutti gli slime, come sapete, sono profumati. Quando voi ordinate lo slime, e magari lo slime vi arriva un po' appiccicoso, eccetera, io all'interno del pacco metto sempre l'addensante, ok? Da sciogliere. Dovete seguire le istruzioni che vi metto io per scioglierlo. Così, se lo slime arriva un po' più appiccicoso, seguite le istruzioni con il mio di addensante, vedete che tornano bene. Ma io gli slime li faccio sempre un pochettino più durettini, ma neanche tanto, in modo che se qualcuno di voi ha difficoltà a maneggiarli non gli si appiccichi in mano. Comunque il primo è questo qua, che è profumato di torta, già lo sapete. Le new entry sono 4, ossia questo qua, che ve lo faccio vedere anche nella sua confezione perché ne ho ancora. Allora, questo qua è Spring Esther. Allora, questo qui è fatto così, profuma di fresco, di limone, c'ha un pulcino all'interno e sotto non si vedono, ma ci sono tutti i piccoli confetti, in realtà così si chiamano, charms di Pasqua. Magari adesso ve lo faccio vedere meglio. Eccolo qua ragazzi, allora questo è lo slime, come potete vedere, vabbè qui è rimasto ma io ve lo faccio solo vedere. Come vedete è molto glossy, profuma di lime e limone, e all'interno ci sono questi confetti, questi sprinkles qui, per esempio a forma di coniglietto, chi mi segue su Instagram già lo sa, a forma di uovo di Pasqua, e ha queste palline verdi, rosa, marshmallow beads, e gialle, in modo da ricordare proprio i colori accesi della primavera. Lo slime è molto morbido, guardate qua, è molto thick, quindi bello scoppiettante, si picchietta bene, vedete lo slime, ed è straglossy, cioè non so se si vede, ma è glossissimo, quindi io lo adoro anche per questo. Ok, questo è uno degli slime che mi piace di questo restock. E in più, come avete visto, proprio sopra qui ci sarà un pulcino. In quello grande ci sarà il pulcino grande, in quello piccolino da 4Z ci sarà un pulcino piccolino. Ve l'ho fatto vedere sempre su Instagram. Comunque la grandezza è questa, ok? E questo qui è lo slime. A me piace veramente un sacco perché profuma veramente tantissimo, e lo slime è morbido ma allo stesso tempo crunchy. Adesso vi faccio vedere un altro slime che mi piace un sacco, che è questo qua, si chiama Coconas, praticamente è fatto così, giallo, ed è un fizz con le granelline di neve all'interno. Vuole ricordare un misto tra il cocco e l'ananas, per questo Coconas, e all'interno c'è una piccola ananassina. Ci sono le palline gialle, verdi, marshmallow beads, e ci sono dei foam gialli in modo da ricreare i pezzetti di ananas all'interno, tipo tagliati. Ogni slime avrà l'etichetta, adesso non li vedete perché il video lo sto registrando prima, ma io le etichette le avrò già messe. Allora, questo è lo slime, questo è quello che ne è rimasto, vedete? Ragazzi, ha un profumo di cocco e ananas, ve lo giuro, indescrivibile.
Mio Dio, molti mi dicono, Yolanda, a me i profumi, questi qua, per esempio, danno fastidio, eccetera. Io nei video lo dico sempre, le dico sempre le profumazioni. E nelle descrizioni, quando voi comprate gli slime, io scrivo sempre tutto. Comunque, vi faccio vedere la trama di questo slime. Vedete cosa c'è all'interno? Queste sono i pezzettini di neve di Fizz all'interno dello slime. Lo slime è allo stesso tempo morbido, ma denso ed elastico. E dà quel tono di crunchosità veramente bellissimo, ragazzi. Io lo adoro. Vedete qua che meraviglia, quanto si allunga. È allo stesso tempo morbido, poi profuma di ananas e cocco. Ve lo giuro, sembra tipo la piña colada. Non so se lo sapete, è una specie di cocktail, insomma. Sentite. Raga, io lo adoro. E da questa trama Fizz che a me piace un sacco. Quando ho messo la neve Fizz dentro, lo slime è diventato molto più denso e thick. Poi, adesso, dopo questo qui che è il Coconuts, vi mostro questo slime qui. Piano piano stanno salendo tutte le palline sopra. Ragazzi, questo non so spiegare il profumo. Ha un misto tra vaniglia e caramello e questo qua è lo Unicorn Snack. Ero indecisa tra vari nomi, ma Unicorn Snack secondo me ci sta alla grande perché ci sono tipo i cereali, tipo i waffle, pezzettini di non so, mi ricorda molto uno slime unicornoso, ma snack, uno snack di unicorno mi ricorda. Non lo so, anche qui ci vuole l'etichetta, ovviamente. Ha un buonissimo profumo di vaniglia e caramello, è un mix, è veramente buonissimo, mi piace un sacco, ovviamente rosa, con queste palline così all'interno. Questo qua mi piace tantissimo, non ne ho di, per toccarlo e farvelo vedere perché li ho riempiti tutti. Adesso vi faccio vedere l'ultimo slime. L'ultimo slime lo assembliamo insieme, perché? Perché sarà uno slime molto particolare ed è una prova che voglio fare insieme a voi la prima volta. E sarà lo Unicorn Frappuccino, che avete visto anche nel mio video di slime di Instagram. Ho voluto fare una prova, voglio metterlo sullo shop. C'è, mamma mia che profumo, c'è un profumo di vaniglia indescrivibile. Allora c'è la parte azzurra e c'è la parte ovviamente rosa con la clay. La clay è una clay pura, ragazzi, non c'è slime all'interno della clay ed è la Daiso, proprio clay, Daiso, 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 senza niente all'interno. Perché? Perché questo è uno slime a strati, che vuol dire? Io prendo lo slime, guardate quanto è glossy poi, semplice azzurro, lo slime semplice rosa, che sta qui, li vado ad unire, li mischio e ovviamente li metto nel contenitore. Così vado a fare questo movimento, uno swirl. E li metto all'interno del contenitore. Così. Ok? In questo modo. Guardate qua, sembra proprio un frappuccino unicorno. Adesso cosa faccio? Vado a creare un tappo proprio sopra allo slime, in modo che voi create il vostro butter slime in casa, non che sia già butter, ma io metto il mio tappo di clay sopra allo slime e voi dovete andare a miscelare la clay con lo slime. Raga, è figherrimo. Questo qua gli americani lo fanno già da una vita immensa, quindi è fantastico. Ok, vado a creare il mio tappo di clay proprio sopra allo slime in questo modo. Vedete? Ma non è finita qui, perché io farò una specie di topping in cui metterò questo slime rosa shocking, trasparente, bellissimo. Come se fosse una specie di topping. Poi devo mettere uno charm sopra e i glitter. Metto il mio charm sopra allo slime e lo ricopro di glitter, così. Ragazzi, io adoro, guardate qua che meraviglia. Mi dispiace quasi andarlo a mescolare, ma è bellissimo. E poi si richiude ovviamente con il tappo. Adoro, ragazzi, è meraviglioso. Ok,
Quindi questi erano tutti gli slime, questo qua l'ho voluto preparare con voi, questi erano tutti gli slime che ci saranno sul mio sito, non riesco a dirvi il mio preferito perché mi piacciono tutti quando li faccio e io li adoro da morire, raga, adoro, 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 adoro. Va bene, grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero tantissimo che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e strappato un sorriso come sempre. Vi ricordo che alle ore 18 trovate questi slime insieme ancora alle cose di Pasqua, siete ancora in tempo per prenderli. Pasqualini, Pasqualoni, uova di Pasqua. Io vi mando un bacio, un abbraccio e noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Bye!